Con la ripresa delle scuole iniziano anche i primi problemi riguardanti il trasporto pubblico. Nonostante infatti siano molti gli studenti che si sono recati a scuola con biciclette e motorini, tanti sono quelli che hanno scelto di utilizzare i mezzi pubblici, i quali si sono trovati per la prima volta a gestire flussi di migliaia di studenti che, secondo le segnalazioni, avrebbero riempito le corriere. Autobus pieni ben oltre la capienza designata dell'80%, tram che non effettuano alcune fermate e studenti in piedi nonostante sia vietato. Risponde a riguardo Massimo Benedetti, direttore dell'Adriabus. Quest'anno naturalmente la nostra attenzione è ancora più alta a causa delle limitazioni imposte al carico sui mezzi, che ricordiamo non è il mantenimento del distanziamento del metro. I nostri autobus possono essere caricati con un limite pari all'80% dei passeggeri previsti dalla carta di circolazione, quindi con il distanziamento non c'entra nulla. Naturalmente la percezione quando uno vede un mezzo con delle persone in piedi, eccetera, è quella di un mezzo, diciamo così, affollato. Ma per tal motivo ci stiamo adoperando dai prossimi giorni, a partire da domani, eccetera, a mettere ulteriori veicoli in strada, e quindi anche là dove quella percezione di affollamento è maggiore, speriamo di poterla far scemare e viaggiare in modo da dare un messaggio di tranquillità a tutti coloro che utilizzano il mezzo pubblico. Approfitterei anche per invitare i ragazzi e comunque i nostri clienti ad indossare tutti immancabilmente e senza esclusione la mascherina, perché questo è quello che prevedono le norme. Alcuni hanno segnalato delle fermate non effettuate da parte dei mezzi. Che cosa è successo? Il mezzo nel proprio tabellino di marcia sa che per arrivare al famoso 80% di carico deve effettuare le prime 4 fermate di una linea, perché subito dopo ce ne sono altri che faranno le 4 successive, eccetera eccetera. Per suddividere i carichi è quello di assegnare le fermate ad ogni mezzo. Anche perché poi sappiamo benissimo che ci sono anche le dinamiche del gruppo, dei ragazzi, eccetera, che io salgo con l'amico, l'amica, eccetera, e quindi questo qui ci porta un po' di scompenso. Ed ecco perché sono necessari quei famosi 4-5 giorni, una settimana, normalmente per riequilibrare i carichi. Magari si assiste nei primi giorni a dei mezzi, tra virgolette, abbastanza vuoti, e dei mezzi sulla stessa tratta pieni, ecco. Questo intervallo di giorni ci serve proprio per risuddividere i carichi. Ma i disagi non si fermano qui. Questa mattina, infatti, a causa del trasporto eccezionale di un'imbarcazione di notevoli dimensioni sulla Flaminia in direzione Calcinelli in orario scolastico, alcuni autobus diretti da Fano ad Urbino sono rimasti bloccati, impedendo agli studenti di arrivare in orario a scuola. Alcuni hanno raggiunto i propri istituti a piedi, mentre altri, diretti a Urbino o a Pesaro, hanno preso il primo autobus che passava, arrivando comunque in ritardo. Tanta è stata l'indignazione sia dei genitori che dei giovani, che chiedono che questo tipo di trasporti sia svolto in orari diversi da quelli in cui i ragazzi vanno a scuola. I funzionari della provincia e le autorità competenti al momento stanno provvedendo a fare delle verifiche interne.